Oggi pomeriggio alla Casa degli Avi di Modica verrà presentata la guida dei musei della provincia Iblea, realizzata dall'Associazione Culturale Le Muse di Ispica. Ne parliamo con il presidente dell'associazione, il professor Luigi Blanco. Buongiorno. Buongiorno a voi. L'idea di questo libro, che è poi un supplemento della nostra rivista numero 5, è stata di Emanuele... che poi interverrà, Emanuele Terranova. Sì, e di Luca. L'idea all'inizio ci ha un pochettino spaventato per via dei costi, poi l'idea era talmente buona che la Banca Agricola ce l'ha finanziata. E grazie al nostro piccolo contributo, più la Banca Agricola, siamo riusciti a produrre quest'opera che riteniamo indispensabile per la provincia di Ragusa, perché è un'opera che concentra tutti i musei della provincia Iblea, e quindi abbiamo pensato come destinatari i turisti che verranno ora in estate, ma abbiamo pensato anche alle scuole e soprattutto alle persone di cultura che vogliono ampliare le loro conoscenze. La nostra associazione ha questa finalità, fare conoscere le idee e il sapere di articolisti che pubblicano nella nostra rivista. Ecco, stavolta abbiamo avuto due soci che hanno avuto questa idea. Io mi auguro che anche altre persone della nostra associazione abbiano idee che si possono tradurre, esattissimo, per promuovere la conoscenza del territorio. Abbiamo in mente un'altra idea per l'anno prossimo, se ci riusciamo, col contributo e dei noi soci e col contributo anche di altre persone. Ma la nostra finalità è quella di fare conoscere la realtà locale e anche generale della cultura italiana. Questo voi come, quando siete nati? Come siamo nati nel 2013. Siamo al numero 5 della nostra rivista. Noi abbiamo articolisti sia pozzallesi, sia modicani, sia ragusani, oltre che ispicesi ovviamente. E la nostra rivista ha avuto già una buona quotazione nei gusti della gente. Tutti ci stimolano a continuare e noi siamo contenti di questo. Com'è nata questa idea proprio della guida? Quanto ci è voluta realizzarla? Questo poi ne parliamo con l'autore. Esattissimo, hanno già prodotto due opuscoli, uno sulle meridiane e uno sulle meridiane e l'altro sulle edicole votive. Ecco, mi stava scappando, due opuscoli in sé per sé. Questa idea invece è stata gigantesca per le nostre forze e quindi il merito è di tutti e due. Oggi la presenterete a che ora? Come sarà organizzata? Alle 6:30, ci hanno inserito alle 6:30. All'interno di una rassegna Ingegni Cultura? Sì, è Murica, Museo Diffuso Murica. A Modicarta, non saprei perché non ci siamo mai andati, fuori. È la prima volta e quindi diciamo siamo un pochettino così spaesati, però abbiamo raccolto l'invito del preside incatasciato che ci ha stimolato a presentarlo. Noi già l'abbiamo presentato questo libro a Ragusa il 6 aprile quando c'era la 3 giorni dei liberi Ragusa. Ah, e sì. Quindi già ce l'ha presentato il dottor Carmelo Arezzo e lo farà anche stasera. Ci sarà un mio intervento iniziale, poi un intervento finale di Emanuele Terranova e poi la relazione la farà lui, perché è stato anche il promotore finanziario, cioè l'intermediario finanziario. Ma quello che concretamente è riuscito a portare alla luce. Senza soldi non si produce nulla. Ma è una bella idea, perché anche i residenti a volte non sanno che il nostro territorio è ricco di musei. Noi abbiamo un po'... Neanche loro lo sapevamo. Ci hanno messo 4 mesi a girare città per città, a chiedere a sinistra e a destra, ci sono musei, vedrete musei proprio inediti. Per esempio io non sapevo che a Santa Croce Camerina ci fosse un museo dei fumetti. Museo dei fumetti. Grazie all'iniziativa dei privati che avevano questa roba, no? E poi la mettono a disposizione della gente. Ecco, ci hanno invitato anche da Santa Croce per presentare la nostra opera, vediamo se sarà possibile realizzarla, ma ha avuto un buon successo. Del resto, se non era così, la Banca Agricola non ce l'avrebbe finanziata.
Quindi noi personalmente siamo soddisfatti, i nostri soci pure, ma anche chi ci circonda ci dice che abbiamo avuto una bella idea. L'unica cosa forse negativa è che per recuperare le spese chiederemo a chi vuole questo libro di farci un'offerta almeno di 5 euro, perché noi non possiamo vendere ovviamente, siamo un onlus, e spero che la gente di Modica e di altrove insomma, ci venga incontro. Questo è il nostro desiderio. Ci sarà anche una selezione all'interno non solo di musei ma anche delle pitture sacre all'interno delle chiese che sono un patrimonio sì, culturale. Sì, ci importante. Sono 4 musei d'arte sacra, i musei sono in tutto 43, sai? 43, esatto. Ragusa ce ne ha 11, Modica ne ha 9, Chiaramonte 8, poi tutti e due, tranne Santa Croce, Ispica e Pozzallo, ne abbiamo uno solo. Voi modicani siete proprio fortunati da questo punto di vista. Io sono pozzallese. Avete soltanto villa tedeschi e con quella pinacoteca diciamo di sì. Pittori locali, fra cui Pluchinot, che è stato un mio professore. Speriamo quindi, prossimamente nell'apertura della Torre Cabrera, nella riapertura. Esattissimo, la Torre Cabrera sarebbe una miniera per i turisti e noi puntiamo molto sui turisti che vedendo questo libro hanno un vademecum per girare la provincia. Che a volte uno arriva e dice ma che c'è da vedere qui? Ecco, Modica è chiaro, è fuori discussione perché Modica è una città molto nota, ma a volte in questi paesini no, vengono e non si trova nessuno che faccia da guida, perché a volte capita che o siamo fuori orario o comunque non è presente la guida, e allora almeno c'è questo, vediamo. Ecco, l'idea è stata originale perché concentra, ripeto, tutti i musei, noti e sconosciuti, privati per lo più, che i miei collaboratori hanno saputo scovare e produrre all'esterno. Bene, io ringrazio il professore Blanco, ora vi lascio alla pubblicità, ma subito dopo vi anticipo che ci sarà con noi proprio l'autore della guida, quindi restate con noi per saperne di più.